Un attore, un cialtrone, un guitto, un qualunque uomo di spettacolo costretto all'isolamento, lontano dal palco. Un attore, un tenero narciso, un innocente fanciullo che desidera solo l'attenzione e il calore di un pubblico. Un bambino disperato, tormentato più ancora che dalla mancanza di lavoro, dal silenzio spettrale che lo circonda. Un bambino afflitto da una carenza congenita di affetto mai risolta, una sofferenza antica, ancestrale, mistica, che solo un applauso può momentaneamente alleviare. Un bisogno che può trasformarlo in un mostro e indurlo a commettere veri e propri atti di sciacallaggio.